Buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento quotidiano con Prima Notizia, il nostro approfondimento di oggi, venerdì 28 gennaio. Allora restiamo sull'attualità perché oggi è la quinta giornata di votazione del Parlamento in seduta comune per eleggere il successore di Sergio Mattarella alle 11, quindi da pochi minuti è iniziata, sta per iniziare proprio in questi minuti la quinta votazione. Nel caso in cui non si dovesse raggiungere il quorum, si procederà ad un'altra votazione questo pomeriggio alle 17, ma ci sono novità soprattutto nel campo del centrodestra che avrebbe deciso, che ha deciso, ha scelto di giocare la carta Maria Elisabetta Alberti Casellati. L'indicazione è questa del centrodestra. Noi ci facciamo spiegare tutto in diretta dal senatore della Lega Pasquale Pepe che è collegato con noi proprio a pochi metri da Montecitorio. Buongiorno senatore. Ciao Celestino, buongiorno a te, buongiorno a tutti Grazie, grazie della quelli che ci disponibilità. seguono. Certo, Soltanto un grazie della appunto. disponibilità. Dicevo, a pochi minuti perché stai per entrare in Esatto. aula per votare, quindi ti ruberemo davvero pochi istanti. Dicevamo, una scelta, quella della Casellati, che ricompatta il centrodestra. Ma diciamo che il centrodestra è stato sempre compatto, al di là di quello che ha voluto far credere il centrosinistra o certa stampa. È ovvio che Matteo Salvini, così come ha dimostrato dal primo minuto di questo tour de force, vuole chiudere subito e vuole chiudere al meglio. E credo che la Presidente Casellati abbia i requisiti per mettere d'accordo gran parte dell'arco costituzionale, tant'è che in tanti ne hanno parlato benissimo. Adesso li vedremo alla prova dei fatti. È una figura super partes, lo ha dimostrato in questi anni alla guida del Senato. Sta rappresentando la seconda carica dello Stato, ha dimostrato di saper dialogare con tutti e per cui non vediamo motivi per i quali non debba avere oggi un ampissimo consenso. Diversamente si smaschererà il centrosinistra come quello schieramento che in realtà sta giocando sulla pelle degli italiani e che non vuole venire fuori da questa situazione se non con una figura del loro ambito politico-culturale che questa volta tutte le condizioni e i numeri presenti in Parlamento non possono assolutamente consentirlo. Quindi credo che la scelta fatta dai vertici del centrodestra, a cominciare da Matteo Salvini, sia quella più responsabile, di buon senso, fatta nell'esprimersi. C'è qualche problema sul collegamento? Ci ascolta, senatore? Io vi sento, sì. Sì, dicevamo, i numeri del centrodestra, però, come lei sa, non bastano, insomma, per raggiungere il quorum di 505, quindi bisognerà, pescare anche nel campo, avverso, pescare tra il gruppo misto. Ci sono già dei calcoli che avete fatto, ci sono delle proiezioni? Ma no, io non sono tra quelli che siedono al tavolo che si occupa di queste cose. Lo sanno fare benissimo i leader degli schieramenti di centrodestra. È chiaro che non abbiamo un'autosufficienza, non la vogliamo, non l'avremmo manco perseguita questa autosufficienza perché siamo responsabili, sappiamo che il capo dello Stato rappresenta la nazione in un'ottica di unità del Paese e di concordia del Paese, per cui non vogliamo violentare in alcun modo i numeri, ma anche se li avessimo avuti, non ci saremmo isolati per proporre un uomo o una donna di bandiera. Quindi ci interessa ragionare con tutti, ma anche farlo con la consapevolezza che questi numeri, che sono comunque numeri più importanti rispetto agli altri schieramenti, ci debbono consentire di indicare, così come è stato fatto in questi giorni, delle personalità che dal punto di vista dell'appartenenza culturale più che politica provengono da un mondo liberal-conservatore e che però abbiano quelle connotazioni istituzionali di autorevolezza e di terzietà. Questo è rappresentato
dalla Casellati. Matteo Salvini sta facendo uno sforzo sovrumano per mettere sul campo, in campo una serie di nominativi che abbiano queste caratteristiche, e lo ha fatto. Qualcuno che continua a giocare e risponde a nome di Matteo Renzi ha scambiato questo sforzo abnorme di Salvini come un talk show o qualcosa del genere. Noi siamo seri perché il Paese merita la nostra serietà e soprattutto la risolutezza per venire fuori da questa fase di stallo. Senta, sono stati fatti tanti nomi, alcuni anche bruciati, tranne quello del Premier Draghi. Perché? Ma risulta dalla stampa, che voi conoscete meglio di me, che sia stato fatto anche il nome di Draghi, se non in quella rosa. I nomi probabilmente sono talmente tanti, per alcuni versi questo connotato può avere un rilievo negativo, però per altri versi può avere anche un rilievo positivo, nel senso che veramente le forze di centrodestra si stanno sforzando per trovare un nome sul quale ci possa essere il massimo della convergenza. Poi il gioco del cerino in mano, il gioco di bruciare questo piuttosto che quell'altro nome non ci appassiona, non ci interessa. A noi interessa che venga fuori magari oggi, magari questa mattina, il miglior Presidente della Repubblica possibile, perché il Paese deve uscire dall'angolo, deve uscire da questa fase di attesa e deve riprendere a camminare, in quanto abbiamo tantissime cose da fare. Senta, dopo l'elezione del Capo dello Stato partirà la campagna elettorale? Si tornerà al voto? Ma non so. Penso che un po' tutti quanti i leader politici si siano espressi su questa questione. Abbiamo bisogno di dare stabilità al Paese, soprattutto in questo anno, nel 2022, perché sarà un anno difficilissimo, nel quale si è aggiunta, oltre alla crisi sanitaria, economica e sociale, adesso questo problema che fa tremare le vene ai polsi del caro bollette di energia e gas, per cui riteniamo che si debba procedere a governare e a raggiungere tutti gli obiettivi prefissati, a cominciare da quelli del PNRR. Poi, se ci dovesse essere una condizione tale da non consentire questo doveroso passo, quindi di governare l'Italia in maniera stabile nel 2022, noi ci faremo trovare pronti per qualsiasi evenienza. Senta, l'ipotesi di un Mattarella bis come estrema ratio non è nelle corde? Ma credo che l'abbia chiusa lo stesso Presidente questa ipotesi, in maniera categorica, per cui credo che non sia perseguibile. Senta, un'altra cosa che le volevo chiedere: in queste prime tre giorni di votazione un po' le leadership hanno un po' latitato, diciamo, nella scelta, nel trovare una convergenza. È un po' il simbolo di una fase politica che sta vivendo delle difficoltà in senso generale? Io mi rifaccio a quello che ha fatto il mio leader, il mio capo di partito Matteo Salvini, e si sta dimenando da giorni, sta parlando con tutti, sta cercando di tenere, così come è giusto che sia, unito il centrodestra, ma allo stesso tempo sta aprendo al centrosinistra, e lo sta facendo in silenzio, davvero uomo delle istituzioni, non soltanto da leader di un partito e di una coalizione. Per cui, se sfugge questo modo di fare, c'è un problema da parte di chi non riesce a percepirlo. Ha lavorato tanto, l'ultimo appello è di stamattina, quando ha chiesto a tutti i leader di centrosinistra di riunirsi prima delle votazioni. Lo fa forte del convincimento che la condotta che ha tenuto è una condotta responsabile, ma anche forte del convincimento che una convergenza sul nome del Presidente del Senato possa essere assolutamente praticabile. Qualche altro ha postato la foto della corsetta mattutina a Roma. Matteo Salvini ha lavorato fino a notte fonda ieri sera e da stamattina presto ha ripreso a lavorare, per cui
ha un comportamento, ripeto, da uomo delle istituzioni, ma anche da leader politico. Lo stiamo vedendo in queste ore, lo abbiamo visto in questi giorni e siamo fiduciosi perché siamo convinti che questo lavoro porterà al miglior risultato possibile. Senta, l'ultima curiosità, le diceva il ruolo di kingmaker di Salvini in questa partita, non è che si rischia, come alcuni osservatori dicono, la sindrome Bersani 2013? Non lo so, vedremo all'esito di queste elezioni. Sicuramente l'unico che aveva le spalle larghe per assumere questo ruolo era Matteo Salvini e lo sta svolgendo al meglio fino a questo momento. E allora staremo a vedere come andrà questa votazione. Grazie senatore per la disponibilità, la lasciamo all'esercizio del voto come Grazie grande elettore. Grazie ancora. Buona a voi. Buon giornata, lavoro, Pasquale buon Pepe, lavoro. senatore della Lega, uno dei 19 grandi elettori lucani coinvolti tra i 1.009 totali che eleggono il capo dello Stato. E allora per restare in tema capo dello Stato andiamo a vedere proprio quelli che sono gli aggiornamenti di questi minuti, la giornata in tempo reale. Come detto, da pochi minuti è iniziata la quinta votazione. Centrodestra, come detto, come ci ha confermato anche Pasquale Pepe, ha scelto il suo candidato e la Presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, rispetto alla quale c'è il no di Partito Democratico e Italia Viva. Con le parole di Renzi che dice non escludo il bis di Mattarella, ma staremo a vedere appunto oggi una giornata importante perché a differenza delle quattro trascorse ci sarà una doppia votazione, quella appena iniziata e poi ce ne sarà un'altra alle 17. Naturalmente Repubblica fa un po' una serie di retroscena anche rispetto a quello che è accaduto la notte appena trascorsa con le trattative tra i leader, ebbene il sospetto tra i Dem e i 5 Stelle di un patto che sarebbe stato siglato tra Salvini e Conte per far cadere il governo. Naturalmente c'è apprensione anche da parte di tanti parlamentari rispetto alle sorti che proprio avrà nell'ipotesi elezione del Presidente della Repubblica la tenuta del governo. Ma c'è anche da sinistra a destra quella che è l'onda lunga che ancora spinge per il Mattarella bis, anche se, come abbiamo ascoltato dalle parole di Pepe, insomma, è un'ipotesi che è venuta meno anche per effetto delle stesse parole del presidente uscente. E poi, come detto, la sindrome Bersani, abbiamo fatto questa domanda anche a Pasquale Pepe rispetto al ruolo di Salvini in questa partita come kingmaker, Repubblica ricostruisce un po' il flop del candidato che rischia di travolgere il leader che lo propone e fa riferimento a quanto accaduto nel 2013 con l'allora segretario del PD che propose due nomi con un'ampia convergenza che però furono impallinati in aula, i nomi erano quelli di Franco Marini e di Romano Prodi. Ci spostiamo invece al Corriere della Sera, anche qui l'apertura è dedicata alla scelta del centrodestra. Tajani parla di un blitz, il PD se passa lei, elezioni anticipate. C'è anche già un primo ritratto di Elisabetta Casellati nel suo ruolo di avvocato, esponente di Forza Italia, già esponente del CSM e poi presidente del Senato dal 2018. C'è poi il racconto di quello che è successo ieri sera nel vertice tra le forze di centrodestra con le urla di Meloni per il nome di Casini, l'occhiolino di Di Maio, diario di una trattativa estenuante che, come detto, potrebbe risolversi nella giornata odierna. Per restare ancora in tema elezioni al Quirinale, ci spostiamo sulla stampa di Torino, che naturalmente apre sulla vicenda anche qui della elezione del capo dello Stato, la quinta votazione con la maggioranza, il quorum richiesto che è a 505, inizia la quinta conta, si vota come detto anche alle 17, il centrodestra sceglie Casellati, le parole di Letta le abbiamo ascoltate già prima, con lei si va al voto, mentre la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, parla di veti incomprensibili. Movimento 5 Stelle e Italia Viva sono verso l'astensione, ma il vero nodo, diciamo, nella conta finale che potrebbero aggiungersi ai voti del centrodestra in aula sono
i parlamentari del gruppo misto e che potrebbero evidentemente aggiungersi ai voti del centrodestra ed eleggere già oggi il nuovo Presidente della Repubblica. Anche qui sulla stampa ci sono una serie di notizie che fanno un po', che danno un po' il senso della giornata politica. Se i parlamentari fossero davvero liberi, confermerebbero il tandem Mattarella-Draghi, è una delle analisi che pone la stampa di Torino, che ha intervistato anche l'ex ministro DC Paolo Cirino Pomicino, che dice che la leadership non è il mestiere di Matteo, riferendosi a Matteo Salvini. Mattarella stia pronto, quindi prefigurando una ipotetica bocciatura per il nome della Casellati e dunque la necessità di trovare un nome alternativo. C'è anche l'intervista alla leader del Partito Radicale Emma Bonino, che dice è l'ora delle queen maker per Cartabia, inutile strattonare Mattarella. E poi ancora un altro retroscena che riguarda invece il leader, il portavoce leader di Movimento 5 Stelle, l'ex presidente Conte, che dice che teme il ritorno a Draghi e minaccia l'uscita del governo. E allora, come abbiamo visto, ci sono posizioni naturalmente differenti nei partiti che esprimono appunto i grandi elettori. Staremo a vedere come andrà. Noi tra poco ci fermiamo adesso per un attimo di pubblicità, tra poco torneremo in diretta per approfondire temi che riguardano invece da vicino la Basilicata, con la questione che riguarda la diga del Basentello. Avremo il sindaco di Irsina, Nicola Morea. A tra poco. La nuova è Sport, tutto ma proprio tutto sulle squadre lucane impegnate nei tornei nazionali. Stop and Goal in diretta il lunedì alle 20:45. Scriveteci al 346-83-53-824. Stop and Goal del venerdì con le anticipazioni del weekend sempre alle 20:45. Vitamina C, tutti gli highlights di Lega Pro il martedì alle 20:45. Pianeta Futsal, panoramica sui campionati di calcio a 5 di Serie A, A2 e B, il mercoledì alle 20:45 e inoltre le partite integrali del CMB Matera. E ancora il volley di Serie A2 con le partite integrali della Cave del Sole Lago Negro, il lunedì alle 15:20. Lo sport è solo su La Nuova TV. Sulla Nuova TV, un programma che parla di distanza. No, Rocco, no. Patrizia Del Puente, ma tu che ci fai alla Nuova TV? Indovina un po', stiamo per iniziare un nuovo programma sulle nostre meravigliose lingue lucane. 100 curiosità da discutere insieme, 1000 parole di cui parlare, viaggi attraverso tutto il nostro territorio con l'accompagnamento delle grandi lingue lucane. Ma i telespettatori ci possono scrivere? Eh certo, devono, noi li aspettiamo. E allora scriveteci al 346-83-53-824. Curiosità, domande, anche dei messaggi vocali potete scriverci a Vicinanze. Quindi non ci resta che dire, seguiteci. Certo, a presto. Patrizia, c'è una parola sì. Che i miei genitori dicono che io non so da ma dove sì, arrivo. Guarda, ne possiamo discutere, mi sembra interessante. Vicinanze ogni domenica alle 13, in replica alle 16:30 ed il lunedì alle 8:30 sulla Nuova TV. Eccoci rientrati dopo la pausa pubblicitaria. Come vi anticipavo, vogliamo adesso parlare di Basilicata, dei problemi che riguardano la regione, con una vicenda che sta
catapultando l'attenzione dei mezzi di informazione, ma anche di tanti agricoltori e allevatori, è quella che riguarda la diga del Basentello. Come sapete, a inizio settimana c'è stato un sit-in promosso da Coldiretti, che ha visto la partecipazione anche di rappresentanti istituzionali, tra questi il sindaco di Irsina, Nicola Morea, che è collegato via Skype con noi. Sindaco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Grazie di essere con noi. Allora, ricostruivo un po' questi giorni scorsi con il sit-in organizzato proprio in territorio di Irsina da Coldiretti, che ha visto anche la sua partecipazione, oltre a quella di altri esponenti istituzionali, per provare a trovare una soluzione a quello che è un problema sollevato appunto da diversi allevatori e agricoltori. Lo svuotamento della diga del Basentello, sappiamo che c'è stato anche un primo incontro, un primo tavolo tecnico in regione, però la soluzione, ci pare di capire, ancora non è stata trovata. Quali sono gli aggiornamenti? Sì, noi abbiamo, devo dire, preso amaramente contezza della situazione, che è una situazione che è iniziata a dicembre e ha visto un progressivo, appunto, svuotamento della diga, cosa che ha creato allarme e preoccupazione, per cui immediatamente ci siamo attivati anche su sollecitazioni dell'associazione di categoria di Coldiretti, ma di tanti poi anche imprenditori agricoli che hanno vita, prospettive e lavoro grazie all'acqua della diga di Serra del Corvo, del Basentello, per cui siamo andati poi sul posto e abbiamo registrato effettivamente una riduzione dei volumi importantissima. Io a memoria non ricordo un livello così basso e per questo ho presentato, diciamo, un'istanza di accesso per capire le motivazioni reali dello svuotamento e soprattutto per avere garanzie per la prossima stagione primavera-estate, perché ovviamente gli imprenditori hanno già i contratti firmati per l'acquisto dei prodotti e non è possibile che rimangano in attesa di chissà cosa, vedendo poi svanire una risorsa che per la nostra terra è oro. L'acqua è vita, è oro ed è prospettiva, possibilità di prospettiva e di futuro per la nostra terra. Ecco, sindaco, Coldiretti ha usato toni duri nel corso del sit-in che si è tenuto nei giorni scorsi, ha parlato di un esempio di mala politica. Ma più che di mala politica, quello che non capiamo e che non accettiamo è più che altro l'atteggiamento, nel senso che un'operazione così importante non può non essere comunicata ai comuni, alle associazioni, anche all'ente regione. È un'operazione che preoccupa, che ha bisogno di una totale trasparenza. Invece quello che abbiamo notato, noi in comune abbiamo ricevuto una nota ad inizio dicembre in cui si parlava di un'operazione che ovviamente dal tenore letterale immaginavamo fosse di una giornata, cosa che accade periodicamente anche per altri invasi. Quando c'è un troppo pieno si apre e si cerca, insomma, di ridurre la portata idrica, certo. Ma sono operazioni che sono abbastanza consuetudinarie nella nostra terra, soprattutto in periodi invernali in cui c'è un accumulo di acqua. Invece ci siamo resi conto che non si trattava di operazione estemporanea, ma di un'operazione che è continuata, durava da oltre un mese e che potenzialmente mette a rischio l'intero comparto agricolo e zootecnico. Per cui quello, il primo dato, è un elemento informativo che è totalmente mancato, tanto che io poi ho chiesto di partecipare al tavolo tecnico che è stato organizzato per ieri, ma è stato ritenuto un tavolo appunto prettamente tecnico in cui le parti politiche e i comuni sono stati esclusi. Ecco, lei ieri, nella giornata di ieri, ha anche postato, diciamo, quella che è un'iniziativa privata nel bel mezzo, insomma, di questa emergenza di cui abbiamo raccontato, che getterebbe un'ulteriore ombra proprio per i problemi che abbiamo elencato prima. Di cosa si tratta? Assolutamente, fulmine a ciel sereno, perché mentre appunto discutevamo dei problemi legati allo svuotamento dell'invaso, abbiamo preso atto di questa iniziativa privata, imprenditoriale, di un impianto di pompaggio che necessiterebbe di tantissima acqua da prelevare ovviamente dalla diga. Anche questa è una
insomma, l'abbiamo appresa perché ovviamente la procedura per la eventuale realizzazione prevede una fase di comunicazione pubblica, di assoggettamento a valutazione di impatto e quindi si tratta di atti pubblici che abbiamo visto, ma anche in questo caso la concomitanza ci spaventa ancora di più perché già non c'è acqua per gli eventuali problemi di tenuta della diga. A maggior ragione se c'è qualche privato che pensa di prelevare altra acqua per impianti di energia alternativa, insomma, sostanzialmente non ci preoccupa, ma soprattutto non ci stiamo. L'acqua serve per il comparto agricolo. La Basilicata ha già dato tanto in termini di eolico, fotovoltaico e compagnia cantando. Tra l'altro, quella zona è a uno tiro di schioppo dal castello di Monteserico a 100 metri dal confine di Irsina, e Irsina ha un vincolo paesaggistico su tutti i 27.000 ettari, quindi non vogliamo impianti di alcun genere, soprattutto se slegati da iniziative di sviluppo locale. Siamo stanchi di iniziative mirate solo a speculazioni imprenditoriali. L'imprenditore giustamente vuole perseguire una logica di profitto, ma non può farlo a danno delle comunità locali. Senta, io so che lei ieri ha tenuto anche una riunione con altri sindaci in ottica ANCI, ci sono state proposte anche su questo tema. Ma sì, la riunione ANCI ieri in realtà era finalizzata più che altro a negli ambiti, siamo in una fase di bandi a ripetizione a valere, con risorse a valere sul PNRR, e quindi abbiamo cercato di concertare, di dare una visione regionale ai bandi in uscita sulla missione 5, soprattutto sul sociale. Però è chiaro che nelle discussioni poi il tema ambientale, il tema di sviluppo locale è un tema costante nei nostri incontri, dove c'è, devo dire, una grande sinergia tra sindaci. Anche su questo tema ci siamo sentiti praticamente più volte al giorno con il sindaco di Genzano e purtroppo Gravina è in fase di commissariamento, per cui io ho inviato anche una nota al commissario prefettizio di Gravina, ma al momento non ho registrato onestamente un atteggiamento, una reazione da parte della città pugliese o della regione Puglia. Magari sfugge a me, non la conosciamo, però non abbiamo avuto interlocuzioni dirette, cosa che invece c'è sempre con i comuni limitrofi lucani. Senta, c'è poi un'altra iniziativa, un'altra situazione che accomuna diversi comuni del Materano, tra cui Irsina, ma ci sono anche comuni della provincia di Potenza, è quella che riguarda il rifacimento e il completamento delle reti idriche, una vecchia questione che chiama in causa direttamente Acquedotto Lucano ed EGRIB per i ruoli differenti che hanno in questa vicenda. È un tema che voi sindaci avete posto con forza, senza ottenere, mi pare di capire, nuove risposte anche dal nuovo management. Ma su questo devo dire, c'è stata un'assemblea di acquedotto la settimana scorsa. C'è un tema legato alla vetustà degli impianti, in molti casi ci sono impianti di depurazione in infrazione comunitaria, tra cui ad esempio quello di Irsina, per cui io ho ribadito con forza la necessità di procedere rapidamente alla realizzazione degli interventi, tra l'altro interventi che hanno una copertura economica già assicurata, per cui è una questione di accelerazione di procedure burocratiche. E su questo, insomma, non si fanno sconti. Questo è il banco di prova, a mio avviso, del nuovo management aziendale. Acquedotto Lucano ha il dovere di accelerare in questa fase. Le intenzioni alla presentazione dell'amministratore sono state quelle. Insomma, verificheremo i fatti, ma li verificheremo in tempi strettissimi, perché io ho chiesto appunto un'accelerazione importante. Abbiamo dei progetti di estendimento della rete idrica a servizio anche del rurale, un altro investimento, un finanziamento di 350 mila euro, e poi soprattutto invece, lasciando stare Acquedotto, c'è questo famoso schema idrico Basento-Brada nel distretto G che deve finalmente vedere la luce. Abbiamo visto la realizzazione della Bradanica come infrastruttura viaria, adesso vogliamo vedere il completamento dello schema idrico, perché il completamento dello schema idrico consentirebbe a una vasta porzione di territorio di Genzano, di Oppido, di Irsina di anche ragionare su coltivazioni differenti. Passare all'ortofrutta creerebbe appunto occasioni diverse, lasciando all'imprenditore agricolo la possibilità di scegliere su cosa puntare.
Senta, intanto nei giorni scorsi Irsina ha festeggiato un buon risultato, un risultato in cui ha creduto fortemente. Mi riferisco alla istituzione del centro di istruzione adulti rispetto al nuovo piano di dimensionamento scolastico, che consentirà appunto di completare il percorso di istruzione e formazione per adulti e stranieri. Un bel risultato per Irsina. Sì, un risultato importante, l'abbiamo voluto. Noi abbiamo, come tanti comuni dell'interno, una popolazione in calo anche scolastica, per cui dobbiamo difendere le istituzioni presenti e cercare poi di rafforzarle. Per cui accanto a mantenimento dell'autonomia dell'istituto comprensivo e a una tutela del liceo scientifico che abbiamo e che quest'anno festeggia i 50 anni, abbiamo ragionato sulla possibilità di istruzione per adulti, anche perché tra appunto persone, cittadini di Irsina che hanno magari voglia di completare il percorso e cittadini stranieri, migranti che ospitiamo nella nostra città. Noi abbiamo un centro di accoglienza che ospita tra le 60 e le 90 unità periodicamente, insomma c'è la possibilità di formare, istruire anche questi nostri amici, queste persone che abitano ormai nella nostra città, di formarli, di istruirli, di prepararli anche a una vita nella nostra terra e in più si crea un'occasione di un indotto pur piccolo per la nostra città. Io ritengo che dove c'è possibilità di aggiungere elementi di istruzione culturali si fa un bene per la comunità locale. Ecco, e poi alla istituzione, all'attivazione del CPA di cui lei ci esponeva poco fa, una notizia che consegue la istituzione della consulta degli stranieri, che fa appunto di Irsina una realtà aperta a tutto il mondo, quindi con una visione globale. Ma Irsina ha una peculiarità, ha un centro storico che ha registrato tantissimi investimenti da parte di cittadini stranieri. Noi abbiamo una settantina di immobili acquistati da cittadini stranieri, parliamo di cittadini che vengono dal Belgio, dagli Stati Uniti, da tantissimi paesi, dalla Nuova Zelanda, da Francia, insomma abbiamo tante nazioni presenti, Gran Bretagna ovviamente. E quindi abbiamo ritenuto corretto dar voce in maniera formale a loro, ai nuovi, noi li chiamiamo nuovi irsinesi, per cui la consulta, che è un organo che abbiamo inserito nello statuto comunale, è un organo consultivo e propositivo. La comunità straniera presente ad Irsina avrà possibilità di rappresentare in maniera formale istanze, proposte, esigenze e per noi è un passo in avanti ulteriore, perché diciamo che è un po' il fiore all'occhiello della nostra città, la presenza di una comunità foltissima che ci fa crescere culturalmente. Ecco, e poi in tutto questo c'è la bella notizia che risale a qualche giorno fa, insomma Irsina è stata confermata, direi confermatissima, tra i borghi più belli d'Italia, che insomma è il risultato dopo la visita ispettiva dei mesi scorsi, che ha portato ancora una volta alla conferma di questo importante attestato. Sì, è un punto di forza della nostra città. Noi ci abbiamo creduto, siamo entrati con forza tra i borghi più belli d'Italia qualche anno fa, nel 2018, ci sono ispezioni periodiche molto severe, molto rigide, per cui è stato bello registrare che i passi in avanti che abbiamo compiuto sono stati apprezzati dagli ispettori, ci hanno fatto delle prescrizioni in alcuni casi già su lavori che abbiamo avviato, per cui non ci comporterà grossa fatica rispettarle, però è un punto di forza importante, anche perché ha consentito, è un simbolo, quello dei borghi più belli d'Italia, che attira, è un brand che fa gola a tanti turisti, per cui noi, da quando siamo poi entrati appunto nel ristretto novero dei comuni che rientrano tra i borghi più belli d'Italia, abbiamo registrato presenze turistiche importantissime, in costante crescita. Questo, accomunato appunto alla presenza degli stranieri, con Matera a veramente due passi con la Bradanica completata, l'aeroporto di Bari a 45 minuti, ci consente di mettere in mostra i gioielli del centro storico e di fare in modo che il turismo, la cultura possano essere un fattore anche di reddito e di lavoro per la nostra città.
Ecco, tanti, tanti segnali di ripartenza come lei ci ha esposto, però non bisogna dimenticare, insomma, il momento pandemico che stiamo vivendo. Quali sono gli aggiornamenti che riguardano la sua comunità? La comunità tirsina ha reagito benissimo. Noi siamo stati, come ricorderete, due volte in zona rossa nel 2020, per cui abbiamo poi acquisito forza, convinzione e consapevolezza, per cui c'è stata una campagna di vaccinazione che abbiamo gestito in proprio tra amministrazione, protezione civile e ovviamente medici di medicina generale e pediatra, che ha sortito gli effetti sperati, perché ad agosto 2021 avevamo il 94% di vaccinati sopra i 12 anni. Questa percentuale sostanzialmente è confermata dopo la terza dose di vaccinazione. Questo non vuol dire che il pericolo è scampato, perché in questo momento abbiamo una novantina di persone positive, però innanzitutto abbiamo tirato un sospiro di sollievo, perché c'erano diverse classi in DAD, sono ancora fino ad oggi in DAD, ma i risultati della campagna tamponi sono decisamente positivi. Dall'altro lato, insomma, questi numeri preoccupano, perché è segno che il virus c'è e c'è ancora, ma devo dire che gli effetti sui cittadini non sono negativi. Non abbiamo grosse situazioni di preoccupazione per lo stato di salute dei cittadini. È purtroppo un disagio e una patologia che sta distruggendo in questo momento più a livello psicologico che fisico, perché quello che registriamo è che c'è poca voglia di uscire, c'è poca voglia, formalmente i bar e i ristoranti sono aperti, ma la gente che li frequenta è poca, e quindi c'è un lavoro, secondo me, di post pandemia da fare sulla psicologia, sulla psiche dei cittadini, soprattutto quelli delle fasce più giovani. Senta Sindaco, davvero per concludere questa nostra chiacchierata, noi da giorni stiamo ascoltando la voce dei grandi elettori lucani che stanno partecipando alle elezioni del Capo dello Stato, lei immagino starà seguendo come noi con particolare interesse, c'è rammarico per non vedere i sindaci designati come grandi elettori? Ma sicuramente sì. Io penso che anche il principio di sussidiarietà applicato dovrebbe essere applicato dappertutto. I sindaci sono quelli che hanno dimostrato maggiore vicinanza ai cittadini, sono quelli che sono in prima linea da due anni per il Covid, sono quelli che incontri per strada la mattina, qui rappresenti qualunque tipo di problema. È strano non vedere nessun sindaco presente, sarebbe stato un bel gesto da parte delle regioni individuare almeno un sindaco per regione che potesse rappresentare i comuni nel momento più importante democratico della nostra Repubblica. Invece così non è. Io spero però che facciano in fretta, che oggi si chiuda una partita che, devo dire, per alcune cose è diventata stucchevole, perché vedere queste votazioni con scheda bianca o sentire questi nomi in alcuni casi obiettivamente improponibili non rappresenta bene quello che è lo stato d'animo del Paese. Il Paese ha bisogno di unità, di coerenza, non di manovre vecchio stampo, insomma. Serve uscire oggi con un nome, con un nuovo Presidente della Repubblica che sia una persona, una figura autorevole, altrettanto autorevole, che possa agire come ha agito Mattarella in questi 7 anni. E allora staremo a vedere. Prego, prego. Assolutamente, staremo a vedere come finirà. Sindaco, grazie per essere stato nostro ospite questa mattina, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro e un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie Nicola Morea, sindaco di Irsina. E allora andiamo rapidamente sul sito del Corriere della Sera, perché ci sono naturalmente aggiornamenti rispetto a quella che è la votazione di questa mattina, che come detto potrebbe essere quella decisiva, perché il centrodestra ha lanciato il nome della Presidente del Senato Elisabetta Casellati. C'è il post di Matteo Salvini che dice: un onore proporla. Ci sono anche le parole di Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, che dice: tutti la sostengono, ma Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, LeU e Italia Viva non rispondono alla prima chiama, quindi una sorta di ostruzionismo messo in campo rispetto al nome della seconda carica dello Stato. Ma
per farci dare proprio il termometro di quanto sta accadendo nei palazzi romani. Ci colleghiamo con Roberto Cifarelli, che è grande lettore designato dal Consiglio regionale della Basilicata, che vedo in piazza nei pressi di Montecitorio. Buongiorno consigliere. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, in questi giorni noi abbiamo un po' ascoltato la voce dei grandi elettori lucani, abbiamo raccontato insomma di giorni che si sono chiusi con fumate nere, invece oggi, che tra l'altro è giornata di doppia votazione, potrebbe esserci una novità. Il nome della Casellati è stato lanciato, abbiamo letto proprio adesso agenzie che parlano di una sostanziale astensione, di non risposta alla prima chiama da parte dei partiti di centrosinistra. Qual è il termometro della situazione? Credo che il centrodestra non voglia rassegnarsi all'idea che vada ricercato un presidente di alto profilo, non che la Casellati non lo sia per carità, ma condiviso tra le forze che in questo momento sostengono il governo Draghi. Hanno provato fin dall'inizio con Berlusconi, poi hanno fatto una virata verso tre nomi, ma sempre di centrodestra, hanno tentato la spallata l'altro ieri ancora sulla Casellati, oggi tornano sulla Casellati. Vedremo il risultato, ma il nostro consenso non ci può essere perché è sbagliato il metodo. Non si prova in un Parlamento che notoriamente non ha una maggioranza di uno schieramento di destra o di sinistra, il nome va condiviso a tutti i costi, insomma. Ecco consigliere, noi in questi giorni abbiamo ascoltato, come dicevo prima, tante voci di diversi schieramenti della pattuglia lucana, con tutti abbiamo commentato questa sorta di impotenza delle leadership messe in campo nella scelta dei nomi da proporre appunto al Parlamento. È così? Ma insisto sul tema, il centrodestra ha provato a capire se aveva o meno i voti in Parlamento per eleggere da solo il Presidente della Repubblica. Il voto di astensione di ieri dimostra che non ci sono questi numeri e che va ricercata una scelta condivisa. È evidente che per essere condivisa non può essere un nome che proviene da uno dei due schieramenti, deve essere necessariamente una personalità super partes in grado di garantire al meglio il rispetto della Costituzione, che sia una personalità un po' fuori dai giochi politici che hanno caratterizzato gli scontri anche in questi anni tra centrodestra e centrosinistra, insomma. Ecco, si è parlato in questi giorni di rose, soprattutto nel centrodestra, di conclavi, di prove muscolari come quella magari che viene messa in campo oggi con la Casellati per le cose che ci diceva prima. Un solo nome però non è stato proposto da tutti i partiti, nonostante su questo nome, sul nome del Presidente Draghi, convergano gran parte dei partiti presenti in Parlamento, a parte Fratelli d'Italia, quello di Mario Draghi. Perché secondo lei non è stato proposto? Secondo me il nome di Mario Draghi non raccoglie l'unanimità dei consensi semplicemente perché verrebbe messo in discussione il governo. E, come si sa, molti parlamentari vorrebbero arrivare a fine legislatura e spostare l'attuale Premier da Palazzo Chigi al Quirinale significherebbe rimettere in discussione anche il governo. Quindi c'è qualche timore da parte di alcune forze politiche su questo nome. Io penso che il metodo proposto da Letta, per quanto un po' forzato, lui ha usato la parola conclave come se dovessimo eleggere un pontefice, ma insomma un conclave laico. Sì, un conclave laico. Risponde bene alle esigenze di questo momento. Cioè, in questo momento le forze di governo, ma anche Fratelli d'Italia, dovrebbero convincersi che bisogna mettersi insieme e discutere intorno a un tavolo e non per parti separate, proponendo nomi o rose di nomi che alla fine vengono puntualmente bocciati perché ci si parla attraverso SMS o attraverso WhatsApp. Ci si chiude in una stanza, si discute, si cerca insieme il nome migliore per rappresentare questa fase del Paese. Insomma, dobbiamo ricordare tutti che siamo in piena pandemia, nonostante diciamo, il picco della quarta ondata l'abbiamo raggiunto, che siamo nel pieno di una ripresa economica. Una ripresa economica che però rischia di essere compromessa dall'aumento dei prezzi delle materie prime, dall'aumento dei prezzi dell'energia, del gas, della luce e che rischia per la prima volta come Europa di vedere la parola pace cancellata dalla parola guerra per ciò che sta accadendo ai confini dell'Europa. Quindi
è un momento molto delicato in cui i giochi di parte dovrebbero essere messi da parte. Ecco, diversi giornali questa mattina parlano della cosiddetta sindrome Bersani, che lei, insomma, come appartenente del PD dovrà sicuramente ricorda, quella del 2013, cioè il ruolo del kingmaker, in questo caso Matteo Salvini, che propone un nome ma poi rispetto al possibile flop di questo nome potrebbe pagarne le conseguenze politiche. Lei vede delle similitudini tra la situazione del 2013 tra Bersani, Marini e Prodi e quella di oggi di Matteo Salvini? Francamente, chi si mette l'abito del kingmaker sbaglia, perché non ci può essere un kingmaker in questa elezione del Presidente della Repubblica. Lo dicevo prima, non c'è una forza politica, uno schieramento che ha la maggioranza, quindi occorrerebbe mettere da parte anche un po' di presunzione personale e con più umiltà mettersi a discutere su qual è il nome migliore. I paragoni sono sempre possibili, ma la storia non si ripete mai uguale, quindi qui stiamo scrivendo una nuova pagina per l'elezione del 13° Presidente della Repubblica. Si sa quando si comincia, abbiamo cominciato il 24, non si sa né quando finirà e né come finirà. Io spero bene per gli italiani, ovviamente. Senta, noi commentavamo anche nei giorni scorsi questi nomi un po' burleschi che sono usciti nel segreto dell'urna. Insomma, in un momento delicato come questo, insomma, forse qualcuno si è preso un po' gioco della istituzione. Lei che idea si è fatto? Ah, io non darei molto peso, perché si capisce quando non è ancora arrivato il momento culmine nel quale si eleggerà il Presidente, ognuno tenta, insomma, in qualche modo di diversificare il proprio voto. È successo anche in passato, forse questa volta è un po' più accentuato, questo è vero. Insomma, non è un bello spettacolo, ma è comprensibile, insomma. Fino a quando non ci sarà una scelta condivisa si andrà avanti in questo modo, ma come si sta vedendo dalla prima alla quarta votazione, oggi vedremo l'esito della quinta, ovviamente, questo fenomeno tende man mano a scemare. Senta, in ogni caso, dopo l'elezione del Capo dello Stato, che naturalmente ci auguriamo quanto prima, partirà la campagna elettorale, insomma, ci sarà un'accelerata verso il ritorno alle urne, secondo lei? Beh, molto dipenderà da chi sarà il Capo dello Stato, perché è evidente che se per ipotesi ci dovesse essere un Mattarella bis, verosimilmente non cambierà nulla e si andrà avanti tranquillamente fino alle prossime elezioni. Un nome diverso potrebbe determinare un'accelerazione, uno scivolamento verso le elezioni, anche se noi non siamo favorevoli, nel senso che per le ragioni che dicevo prima, tra pandemia, questioni economiche e anche questioni di sicurezza dell'Europa, sarebbe necessario dare stabilità a questo governo, provare a fare alcune cose importanti, innanzitutto mettere a terra, come si dice in un gergo un po' antipatico, il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Non possiamo non rispettare le scadenze del Piano Nazionale, a rischio che non arrivino gli ulteriori fondi, quindi c'è bisogno di un impegno straordinario. Le elezioni anticipate consentirebbero sì di spostare di 6 mesi in avanti, perché questo prevedono gli accordi europei, le scadenze del PNRR, ma sarebbero comunque tempi persi quelli delle elezioni, per cui l'auspicio è che, diciamo, tutto possa volgere nel miglior modo possibile, perché gli interessi degli italiani devono venire al primo posto, insomma. Senta, non è che anche Enrico Letta sarà costretto a raccogliere i cocci dopo questa elezione del Capo dello Stato? Tutto è possibile, ma mi auguro di no. Credo che fino a questo momento Enrico Letta, insieme a Roberto Speranza e a Giuseppe Conte, abbiano con grande serietà affrontato questa fase, aspettando che il centrodestra arrivasse alla consapevolezza che occorre discutere insieme. Credo che nelle prossime ore ci sarà una svolta. Il nostro punto di vista, Enrico Letta l'ha detto molto chiaramente, è che da questa vicenda nessuno deve sentirsi vincitore, nessuno deve sentirsi sconfitto. Noi lavoriamo per questo. Senta, per concludere, questa è un'elezione per certi versi storica, perché arriva in un momento storico particolare, in piena pandemia. Insomma, per la prima volta abbiamo visto un Parlamento dove si vota per fasce, per turnazione, con 50 deputati per volta.
è stato per lei anche un'occasione unica, insomma, di rappresentare l'onore di rappresentare la Basilicata. Ci racconta un po' le emozioni che ha vissuto il primo giorno soprattutto? Ma è un momento particolare, io sono grato ovviamente ai colleghi consiglieri che mi hanno scelto per rappresentare la Basilicata tra i grandi elettori, ed è un'emozione effettivamente, non capita tutti i giorni e non so se capiterà ancora nella vita. Per chi fa politica, insomma, e lo fa con passione, con impegno, questo è anche un riconoscimento, se vogliamo, certo, all'attività svolta negli anni passati. Effettivamente sono momenti molto particolari, molto delicati, si respira un'aria frizzante, oserei dire, un po' diciamo nella consapevolezza che il singolo, no, dei 1.009 elettori non può far molto e quindi deve semplicemente partecipare, collaborare con i propri riferimenti politici per trovare la sintesi migliore per l'elezione del Presidente della Repubblica. E contemporaneamente appunto c'è l'esaltazione del ruolo e del momento che si sta vivendo utile per il Paese, ci si sente importanti, ecco. E allora vedremo se la permanenza a Roma durerà ancora qualche altro giorno e significherà insomma che c'è uno stallo politico, oppure se la sua permanenza almeno per adesso si concluderà. Con una battuta spero di no, perché come diceva anche il mio amico Michele Emiliano ieri, noi abbiamo previsto di stare qui più o meno una settimana, dopodiché c'è bisogno di trovare qualche lavanderia che ci cambi, che ci metta a posto il guardaroba. E anche queste sono urgenze, in effetti. Allora, consigliere, grazie per la sua partecipazione, buon voto e staremo a vedere come andrà a finire. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie Roberto Cifarelli, consigliere capogruppo del Partito Democratico e Consiglio regionale, che rappresenta la Basilicata come grande elettore insieme al presidente Bardi e al presidente Cicala. Ci avviciniamo alla conclusione, andiamo a vedere ancora se ci sono aggiornamenti rispetto appunto alla elezione, alla quinta votazione per il capo dello Stato. Su Repubblica c'è anche qui l'appello del presidente Berlusconi a sostenere Maria Elisabetta Alberti Casellati, è in corso la chiama in questi minuti, ma come abbiamo detto i partiti di centrosinistra non ritirano la scheda e dunque tutto resta da vedere. Quale sarà invece l'atteggiamento del gruppo misto dei centristi per sostenere eventualmente Maria Elisabetta Casellati. Anche il Corriere della Sera, insomma, dà nessun aggiornamento nuovo rispetto a quanto detto prima, se non il pallottoliere che vedete appunto al centro della pagina dell'home page, numeri e alleanze, qual è la coalizione decisiva, come calcolare le maggioranze, tutte le combinazioni rispetto all'assemblea dei 1.008. Ci spostiamo invece sul sito della nuova www.lanuova.net, il sito della Nuova del Sud, perché ci sono due notizie di cronaca, una che riguarda ieri sera con il TAR che ha respinto il ricorso di Mario Altieri, il TAR di Basilicata ha respinto il ricorso presentato da Mario Altieri contro la mancata proclamazione a sindaco di Scanzano. Ricordiamo che Altieri era uscito vincitore alle amministrative dello scorso 7 novembre, ma mai proclamato perché ritenuto incandidabile in base alla legge Severino. In attesa dell'eventuale ricorso al TAR, la difesa di Altieri ha inteso seguire anche la strada della giustizia civile con la prima udienza davanti al Tribunale di Matera, quindi la giustizia ordinaria, che è già stata fissata per il prossimo 9 febbraio. Al centro del dibattimento il diritto appunto di Altieri di potersi candidare. E poi invece una notizia di cronaca che arriva da Matera, perché nella serata di ieri un brutto incendio si è verificato nei pressi di Borgo La Martella a Matera, in un appartamento destinato a centro accoglienza stranieri, in un palazzo sulla strada provinciale 8 Matera-Grassano. Le fiamme, come potete vedere appunto dalle immagini nella home page, hanno interessato soltanto un piano degli 8 appartamenti previsti, in questo caso il secondo piano. La palazzina ospita una 60ina di persone che sono state
tutte evacuate per precauzione, ma oltre ai vari intossicati, quattro di loro si sono feriti e sono stati trasportati in ospedale al Madonna delle Grazie in codice giallo. Come detto, al vaglio degli inquirenti le cause all'origine del rogo. L'incendio invece da parte dei vigili del fuoco è stato domato. Nella notte l'area è stata messa in sicurezza. E allora siamo arrivati alla conclusione di questa puntata del venerdì di Prima Notizia. Come detto, l'appuntamento è per la prossima settimana, quindi probabilmente avremo già un nuovo capo dello Stato e commenteremo anche questo nei prossimi giorni. Vi ricordo però l'appuntamento per chi volesse seguire la puntata odierna anche nel pomeriggio con la replica alle 15.30. Vi lascio all'informazione del TG Flash subito dopo di noi e vi ricordo l'appuntamento per tutte le notizie di giornata alle 13.50. Grazie per averci seguito. A tutti buon proseguimento di giornata.